Non ditemi che ne avete già abbastanza. Ma è dall'alba che siamo in sella. Siamo stanche morte. Ci fermeremo mai. Desidero un bagno e guardarmi riflessa in uno specchio. Siete affaticato, conte? No, generale. Ma se voi non ce la fate, possiamo sempre ordinare una sosta. Aiuto! Aiuto! Un brigante mi ha catturata! Aiuto! Salvatemi! Conte di Valdoca! Smettila di piagnucolare! Ora ti tiro giù! Fantoghiro, sei tu! Oh, Carolina. Non ti ha catturato nessuno. Sei rimasta impigliata in un ramo. Fantaghiro lo ha abbattuto. Chi è quella? Sei tu, mia cara. Io? Sono vittima di un incantesimo, di un maleficio. Chi mi ha trasformata? Oh. È tutta colpa tua. Hai convinto nostro padre. Guardami, faccio pietà. Oh. Bene, generale. Avevate ragione. Forse è meglio fermarsi. Ci accamperemo qui. No, mi stai accecando. Mettila via. Possiede una lucentezza unica. Se lo desideri, ti ci puoi specchiare. Mettila via. O gli occhi ne saranno abbagliati. Che ti succede? Agisci in modo strano. Rimpiangi di aver lanciato la sfida? Buone nuove, Romualdo! Buone nuove! Sono già in cammino 3 cavalieri. Ne avremo uno a testa. Ah! Ma che cosa c'è? Sei preoccupato? Cosa vuoi fare? Cosa hai in mente? Emanerò un proclama reale. Udite, udite! Udite l'editto del nostro sovrano! Re Romualdo ordina a tutte le fanciulle in età da marito di presentarsi al castello oggi stesso. Dovranno essere interamente coperte di veli. Non una sola striscia di pelle dovrà essere visibile. Niente a parte gli occhi. Thank you.
farai sentire dai soldati. Vuoi che scoprano la nostra identità? Non rivolgerti così a tua sorella. L'armatura le rovina la pelle. Povera cara. Non è nulla, Carolina. La tua pelle è ancora delicata. Ma le croste prenderanno il posto delle piaghe. E quando cadranno, verranno sostituite dai calli. E allora l'armatura non ti darà più dolore. Contenta? Ne ho abbastanza. Non resterò in questo inferno. Un altro minuto. Torno a casa. Ah, sì? E ci arriverai tutta sola? Sarà meglio darle due soldati di scorta. Io da sola? Con due uomini? No, non mi fido. Dirò al generale di accompagnarmi. Bella scelta. Lui sì che è una persona affidabile. Ma se rappresenta nostro padre. Oh, e quanto è rappresentativo. È da tempo che paga gli indovini per predire quello che gli fa comodo. Questo non posso crederlo. Se tu non passassi giorni a cucire e tu perdessi meno tempo a rimirarti allo specchio, vi sareste accorte di quello che succede. Beh, dillo a nostro padre. Fare la spia non è leale. E quindi manterrete il segreto. Su, promettete. O altrimenti... Non raccontate questa storia. Quando voi due sarete arrivate al castello. Voi due? Sì, Caterina. È meglio che torniate indietro. Non c'è niente che possiate fare contro Re Romualdo. Tu puoi sfidarlo a un duello di cucito. E Carolina può affrontarlo brandendo un pettine. Vi ho lasciato venire con me perché non mi avrebbero fatto partire da sola. Ma ora eccovi qui. E non siete altro che un peso. Sento solo lamenti e pianti. Siete completamente inutili. Sei cattiva, disobbediente e crudele. Peggio, sei un arrogante. Però hai ragione. È molto meglio per noi partire. Ma fa attenzione. È la tua arroganza che non ti farà mai amare da nessuno. E allora? Io non voglio essere amata. Ora andate. Addio, Fantaghiro. Partiremo subito. E non ridisco al pensiero di quel che dirà nostro padre. Hanno ceduto finalmente. Caterina e Carolina faranno ritorno. Bene. È rimasta la piccola Fantaghiro. Presto ci sbarazzeremo di lei e di questo stupido duello. Oka. Ti sei nascosta? O mi hai lasciata anche tu? Perché tutti mi lasciano e rimango sempre sola? Perché il destino vuole che io rimanga sempre sola? Non le pensavo. O magari sì, però adesso non le penso più. Voglio tornare a casa. Vengo con voi. Scusami, Caterina.
Hai ragione. La mia arroganza congiura contro di me. Anch'io sono stata dura. E non pensavo quello che ho detto. È una bugia che nessuno ti ami. Io ti amo, Fantaghirò. Anch'io. Portatemi con voi. Non lasciatemi sola. Ma tu non sarai sola, Fantaghirò. Hai con te il tuo coraggio, la tua ostinazione, la tua forza di carattere, la tua collera. Finalmente è arrivato il momento di provare a te stessa quello che vale. Ho il timore di non dimostrarmi all'altezza. Se vuoi scoprirlo, l'unico modo è tentare. Noi non abbiamo mai sentito il desiderio di provare niente. Ma tu sì, invece. Ed è giusto che tu esaudisca i tuoi desideri. Confido nel tuo successo, Fantaghirò. Il nostro cuore sarà con te. Restando saremo d'intralcio e basta. Tu combatterai per tutte e tre. Buona fortuna, sorellina. Grazie, Carolina. Grazie, Caterina. Addio. Lasciaci passare, nobile cavaliere. Facci strada. Perché io? Fatevi da parte voi. O pensate di trarre vantaggio dall'essere in tre contro uno? Se è questo che credi, ti affronterò da solo. No, no, non farlo. E adesso fatemi passare. Siamo uomini d'onore. E tu stai approfittando del fatto che non possiamo accettare la tua sfida tutti e tre ad un tempo. Non ho lanciato alcuna sfida. Sono stato assalito. Calma, Cataldo. Uomini di sangue reale come noi non devono confondersi con un comune cavaliere. Non sono un comune cavaliere e ve lo proverò. Affrontatemi, se vi regge il cuore. Lascialo. Me ne libererò in un attimo. Yeah! Dammi la tua mano. Non vi do nessuna mano. Posso benissimo rialzarmi da solo. Chi sei? Sono il conte di Valdocca. E sono qui per accettare la sfida di Re Romualdo. Se doveste incontrarlo, ditegli che il conte di Valdocca è qui per battersi con lui. E spero di conoscerlo presto. Aspettate, cavaliere. Lo avete appena conosciuto. Conte. Sono io, Re Romualdo. Ha voluto umiliarmi. È uno sfacciato, arrogante e codardo. Non ha avuto il coraggio di finirmi. Lo pensi veramente? No, altro che. Lo biasimi perché ti ha risparmiato la vita, visto che avevi inciampato. È stato un gesto generoso e anche cavalleresco. Chiudi il becco o finirai arrosto.
Puoi anche far tacere me, ma non riuscirai a far tacere la tua coscienza, mia cara. Dentro di te sai benissimo che Romualdo è un prode guerriero. E perché? Gli altri combattono al suo posto? È chiaro, perché è leale e generoso. È un barbaro. Sarà, ma è un gran bel barbaro. Va via! Mi permetti? Eh? Cosa ne capisce di uomini un'oca? È bello. Che ha di bello? Non è affatto bello. Sei un uomo fortunato. La donna più bella del reame è qui per te, è tutta tua. E come puoi respingerla, eh? È uno splendore. E guarda che collo sinuoso. E quegli occhi. No, Romualdo. Puoi rifiutare vino, pietanze. Ma una donna così farà qualsiasi cosa. Non hai che da chiederle. È tua, Romualdo. Puoi chiederle qualsiasi cosa. Allora è vero. Io posso chiederti tutto. Sì, sire. E tu non mi nasconderai niente. Niente. Avanti, dimmi. Qual è la cosa che spaventa di più una donna? Che sciocco. Ma che sciocco. Come ho fatto a non pensarci prima d'ora? Potreste anche farvi annunciare, generale. Perdonatemi, principessa, ma sono costretto a trattarvi da mio pari. Nessuno deve sospettare che non siete un cavaliere. È arrivato un messaggio dal giovane re nostro amico. Ah, bene. Quando è il duello? Non parla di duelli. È un invito a una battuta di caccia. Ma è uscito di senno. È ridicolo. Ditegli che rifiuto. E aggiungete da parte mia che deve sbrigarsi a fissare la data del duello. Le mie sorelle sono partite. E sono rimasta io sola. Comincio ad avere fretta. Saggia decisione, cavaliere. Siete cauto, i miei complimenti. Questa battuta di caccia è una futile scusa per umiliarvi. Ma che ragione ha di volermi umiliare? Questa battuta di caccia è previsto che abbia luogo nella gola di Sant'Elfo.
Nessuno è abbastanza prode da battere la sacra bestia nel suo territorio. Men che meno una donna. Non ho paura delle bestie. Nemmeno di quelle sacre. Ascoltatemi. Seguite il vostro istinto. Rifiutate. Non siete tagliata per la caccia. No, accetterò l'invito. E si vedrà chi rimarrà umiliato. Questa volta non ti capisco, Romualdo. Perché qui? Nella gola di Sant'Elfo. Lo capirai presto, Cataldo. Abbi pazienza. Ma qui non si caccia bene. Entriamo nella foresta. Non sono venuto per cacciare animali. E cosa? Me lo vuoi dire? Guardate. Ben trovati, miei signori. Ma è ancora un bambino. Sono stato sconfitto da un lattante. No, Ivan. Non è un lattante. Né un bambino. Benvenuto a voi e ben trovato nel nostro territorio, Conte di Valdoca. Siete giusto in tempo per la battuta di caccia. Oh, e cosa caccerete nella foresta sacra dove è proibito uccidere animali? Farete travestire da cervi i vostri amici? Quello che conta è cacciare. Se la preda si rivelasse un orso o una donna, mi dite che differenza farebbe? Farebbe un'enorme differenza. Cacciamo gli orsi per mangiarli, ma non cacciamo le donne. Non sono animali. No, voi mi avete frainteso. Io parlavo di cacce d'amore. Ma forse questo non è ancora argomento per le vostre giovani orecchie. O sbaglio? Non sono venuto qui per fare conversazione, Romualdo. Ditemi solo cosa devo cacciare. E mettiamoci in cammino. Cosa preferite? Lucertole? O farfalle? È lo stesso. Scegliete la preda. Non c'è niente che mi spaventi. Nemmeno la sacra bestia. Non temo gli animali, io. Veri o leggendari che siano. Dov'è la sacra bestia? Guidatemi da lei. Come avete potuto farlo? Perdono, padre, ma mai e poi mai ci saremmo riuscite. Se avessimo combattuto, ora sareste lo zimbello di tutti. Ah, non sono arrabbiato perché avete rifiutato la sfida, ma perché avete lasciato vostra sorella da sola. Non avreste dovuto. Ma Fantaghirò è perfettamente in grado di cavarsela da sé. Lei è l'unica delle vostre figlie che può avere successo. È la più giovane, è una bambina. Io devo sapere cosa le è successo. Gli indovini. Consulterò gli indovini reali. Che inutile perdita di tempo. Quelli sono dei traditori. Shh. Abbiamo promesso a Fantaghirò. Che cosa le hai promesso? Di mantenere il segreto. Cosa avete promesso a vostra sorella? Beh, ora è tardi per porvi riparo. Fantaghirò ha scoperto che il generale pagava i vostri indovini per dire quello che voleva lui. Sapevo che erano ciarlatani, leccapiedi, ma traditori no! Indovini! Dove siete? Dove siete, traditori? Ah!
Buongiorno, signore. Cosa possiamo fare per... Traditori! Traditori! Mi avete venduto al generale. Ora pagherete con la testa le vostre menzogne. Perdonateci, sire. Non volevamo nuocervi. È solo che il generale, in fondo, voleva solo continuare la guerra. Che se ne fa un soldato della pace? E che me ne faccio io di tre indovini ciarlatani? Chi mi dirà che succede a mia figlia? Come posso più fidarmi di voi? È vero, sire, forse noi siamo dei ciarlatani, ma loro non mentono. Ah! Se non volete credere alle nostre parole, crederete ai vostri occhi. Eccole qua. Succo di vipera. Ah. Anima d'aglio. Cipolla. Cipolla. Semi di mandragola. Miri di avaniere. Formula magica. Se di Fantaghirò l'immagine cercate, aprite bene gli occhi e qui guardate. Bolle? Bolle. Ma quanto deve bollire? Non lo so, ma che domande mi fai? Scusa. Eccola, finalmente. Riesco a comprendere. Che cos'è questo? A me sembra una caverna. Una caverna? Dov'è questa sacra bestia? Nella caverna. E cosa stiamo aspettando? Andiamo. Noi non possiamo entrare. Fa parte del nostro territorio, ma soltanto i forestieri possono accedere. Andrà da solo! Ma non a cavallo! Dovete andare a piedi! Smontate! Penseremo noi a custodirlo! Mentre voi sarete a far visita alla sacra bestia! Volete che la uccida? Non c'è uomo che possa ucciderla! Portateci la rosa d'oro a cui fa la guardia! Consideratela già vostra! Come sarebbe a dire? Ma io scherzavo! Aspettate! Perdonatemi, cavaliere. Non desidero che voi entriate. Pensavo che avreste rifiutato. E il vostro rifiuto sarebbe stato per voi la peggiore umiliazione. Ma ora che vi vedo così deciso, ammetto che avete superato la prova. Non è mia abitudine superare le prove con vane parole. Ho detto che andrò. E andrò. Siete un pazzo insolente e cocciuto. Aspettate! Fermatevi, cavaliere! O sarà la vostra fine! Non entrate! Farò ciò che volete! Sono disposto a fissare luogo e data del duello. Vi prego, aspettate! Ci affronteremo lealmente! Ma così non avete speranze! Uscite da lì, vi scongiuro! Ormai è troppo tardi per scongiurare. Speriamo bene. E va bene! L'avete voluto! La sacra bestia non ha mai risparmiato un essere umano! Ripensateci! Ma che ti è saltato in mente? Voglio una prova! Il coraggio dimostrato non ti bastava? O ti fa paura? Non ho paura. Non di lui, almeno. Dei suoi occhi. Ah, quegli occhi.
voi sapete la risposta che mi ha dato la danzatrice quando le ho chiesto qual è la cosa che spaventa di più una donna. Sì, la sacra bestia. Ma che c'entra? Tieni, bevi, Tonino. Ci siamo liberati anche del terzo campione. Siete sicuro, generale? Dove sono andati a cacciare? Nella gola di Sant'Elfo. E cosa c'è in quella gola? Oh, oh mio Dio! La caverna della sacra bestia. E la bestia che cosa mangia, lo sai? Donne, solo donne. Torniamo indietro finché siamo ancora in tempo. Non hai paura della sacra bestia? No. Il cavaliere bianco, che è stato il mio grande maestro, non mi ha insegnato solo a combattere, ma anche a parlare con tutti gli animali. Sai, la sacra bestia non è come gli altri animali. E io non sono come gli altri uomini. È una donna. Insomma, sono stato battuto da una donna. Quegli occhi. Quelli sono gli occhi di una fanciulla. Ma ne sei sicuro? No, non lo sono. Ecco perché voglio una prova. È un ragazzo. Sei stato solo ingannato dalla sua pelle giovane e liscia. No. È il mio cuore che mi ha ingannato. Perché questo dubbio ti tormenta? Non lo capisci? Se il conte di Valdoca fosse una donna. Ebbene, io non potrei battermi con lei. Anche vincere sarebbe umiliante. Se il cavaliere si fosse rifiutato di entrare nella grotta. Nessuna donna sarebbe mai entrata. Ma così lo hai mandato a morte sicura. La bestia lo ucciderà e non ci sarà più il duello. Hai ragione. No, non andare. Devo. Prima che sia tardi. Vedrai che riuscirò a convincerla. Oh, vuoi dire che non hai intenzione di ucciderla? No, io non uccido gli animali. Per mangiarli o per altri motivi. Sei ancora viva, no? Non ti ho uccisa. Se hai paura, torna indietro. Io non ne ho affatto. Va bene, per questa volta rimango. Su, presto, un'altra pietra nera. Mettetela nel calderone. Dai. Ma è l'ultima. E tu mettila. Devo vedere che cosa succede a mia figlia. Dammela, no, dammela. No. Ma dove sarò? Non ho paura. Non ho paura. Non ho paura io. Thank you.
Zitta! Vedere ancora. Ma non ci sono più pietre, Sire. È impossibile. È impossibile. No! Sono il conte di Valdoca. E non volevo fare niente di male. Cercavo solo di toccare la rosa. Sono venuto qui per parlare con te. Davvero? È l'unica parola che conosci. Davvero? Cavaliere, per tua fortuna sei un uomo, altrimenti ti avrei già divorato in un sol boccone. Invece così mi accontenterò di ucciderti. Divori donne e basta? Sì. Perché? Le detesti talmente da mangiarle? Io non detesto le donne, al contrario, mi piacciono moltissimo. Ecco perché me le mangio. Oh. Sono molto più gustose degli uomini. Vado! No! Non farlo! È la caverna della sacra bestia. È interdetta al nostro popolo. Non commettere lo stesso errore di Romualdo. Ma noi lo dobbiamo salvare! Se è possibile salvarsi, ci riuscirà da solo. Ma non hai sentito che scosse tremende? Ti chiedo perdono, ma Romualdo non te l'avrebbe permesso. Eccolo! Non mi piace parlare con qualcuno che non vedo. Eppure mi stai guardando. Dove sei? Tutto intorno a te, cavaliere. Tu ci capisci qualcosa? Te l'avevo detto di non entrare. Vediamo se riesci a capire questi. Cominci a renderti conto.
conto di dove ti trovi, cavaliere. Nella tua caverna. Nel tuo regno. Nella tua... Nella mia bocca. Parlate. Cos'è successo, padre? Figlie mie, Fantaghiro ho paura che sia morto. Non è detto, sire. C'è ancora una speranza ed è nella leggenda stessa della bestia sacra. Ma nessuno è mai uscito vivo dalla caverna. La bestia uccide gli uomini e divora le donne. Oh, è terribile. Ma perché, io mi domando, le donne addirittura le divora senza lasciarne alcuna traccia? Perché un giorno gli fu predetto che sarà proprio una donna a distruggerlo e quella donna potrebbe essere... Fantaghiro. Lei? No. Sì. No? Sì. Sì, sì. Ho un'idea. Dilla. Prendi una delle mie penne. Aio. Allora, hai deciso in che modo io devo morire? Perché non sei ancora morto di paura? No. Tanto so che tu non mi ucciderai. Non mi hai detto cosa devo fare con la penna. Perché dovrei decidere una cosa del genere? Perché sono una donna! Una donna? Se quelli sono denti e noi siamo sopra la lingua, la rosa d'oro che cos'è, secondo te? Allora hai ragione tu, mia dolce fanciulla. Non ti ucciderò! Ma certo, è l'ugola! Quella è l'ugola! Una donna? Peggio per te. Allora ti mangerò. Non credo che riuscirai a mangiarmi. E sai perché? Perché non si può mangiare e ridere nello stesso tempo. Ma che cosa? Non mi fai fare. Se troveremo il corpo, allora vuol dire che era un uomo. Se non lo troviamo, l'ha divorata. Sarò comunque colpevole. Non la dovevo sottoporre a una prova così crudele. Vengo con voi! Ma non vi ha divorato. Pensavo che vi avesse mangiato. Non si ciba solo di donne. Non mi serve aiuto. Prima mi esponete a rischio e poi volete aiutarmi. Avete paura di battervi con me? Non volevo che entraste. Intendevo solo provocarvi. Pensavo temeste la sacra bestia. Perché dovrei temere una bestia? Era simpatica.
Abbiamo riso molto insieme. Aspetto notizie da voi, miei signori. No! Non affronterò una donna! Non posso, non posso, non posso. Non posso battermi con una donna. Non dire sciocchezze. La bestia non l'ha mangiato. Ma non l'ha neppure ucciso! Allora non è né uomo né donna. Perché non ammetti che hai paura di affrontarlo? Dillo ancora, e ti proverò che non ho paura nemmeno di tagliarti la gola. Che vuoi sapere? Se è un uomo o una donna? Battiti e scoprilo. Devo saperlo prima. Rifiuterò il duello. Perché l'amo. 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 E non faccio altro che pensare a quegli occhi. Oh, Dei. E questo non prova che non è un uomo. Ti serve una maniera per accertarlo. Io l'avrei. Ti metti fidi, non è vero? Ho in mente un piano. E non fare quella faccia. Andrà tutto bene. Perché, secondo te, mi ha mandato a morte certa? È tuo nemico. Mi odia fino a questo punto. Perché? Tu lo ami? Come sei stupida, Oka. Ha paura di me. Però io non ne ho di lui. Non chiedo di meglio che piantargli la spada nel petto. Allora non accetterai più rinvii. Infatti. Posso entrare? Il duello deve aver luogo ora. Un altro messaggio di Re Romualdo. Stavolta però dovete veramente rifiutare. Il conte Valdoca è morto. No, egli vive. È scampato alla bestia. C'è stato un terremoto. La caverna è distrutta per sempre. Siano ringraziati gli dèi. Questo vuol dire che il duello avverrà oggi stesso. No, no, vostra maestà. Re Romualdo ha sfidato il conte di Valdoca a una prova di nuoto. Cosa? A una prova di nuoto? Oh, immagino che avrà rifiutato. No, vostra maestà, ha accettato. Dobbiamo impedirlo, padre. Se lei si spoglia... Se si spoglia, possono scoprire il trucco. Oh, no. Presto, andiamo. Aspettate. È inutile, vostra maestà. Non arrivereste mai in tempo. Tutta notte ho cavalcato. Ho fiaccato due cavalli. Prima che riusciate a raggiungerlo, sarà tutto finito. No. Perdi il tuo tempo. Dovrai spogliarti comunque. Posso dire di essere rimasto ferito nella caverna e tenermi le bende. Sì, sì, figurati. Non ti crederanno. Se Romualdo si è inventato questa sfida è perché sospetta che tu sia una donna e vuole vederti nuda.
ti svergognerà davanti a tutto il popolo. Sì, ma sarebbe stato peggio un mio rifiuto. Come farai allora? Perché non metti in pratica una tua magia? No, non posso. Posso fare magie solo su me stessa, non sugli altri. Allora non ho speranze. Quando si accorgerà che sono una donna, rifiuterà di affrontarmi. E la guerra durerà per sempre. A meno che io... Voglio il cavaliere più veloce. Dove posso trovarlo? Qui, signore. Qual è la cosa che più ti piace? Il vino, signore. E cos'altro, se no? Se eseguirai i miei comandi, avrai tutte le vigne del castello, quale ricompensa. Guarda il gonfalone. Sì. Quando quella pietra sarà raggiunta dalla sua ombra, tu monta subito a cavallo e corri fino al fiume, dove troverai me, pronto a confrontarmi nel nuoto con Re Romualdo. Dovrai apparire distrutto, disperato, col cuore in pezzi. Direi che il nostro re è grave e che ho l'obbligo di tornare al castello defilato. Sono stato chiaro? Perbacco! Giura che non commetterai errori e niente ti potrà mai fermare. Cosa potrei desiderare di più che servire il mio signore e le sue vigne? Niente mi fermerà. Lo giuro. Sul mio onore. Il giuramento che vorrei è un po' diverso. Se tu fallirai, non toccherai mai più un goccio di vino. Così sia. Il nostro popolo è contento di non dover combattere. Tutte le guerre dovrebbero essere risolte con sfide incruente. Re contro re. Cosa farai se scopri che il conte di Valdoca è una donna? La sposerò. E se fosse un uomo? Lo sfiderò a duello. Un duello all'ultimo sangue. Senza esclusione di colpi. Lo ucciderò. Senza alcuna pietà. E poi ucciderò me stesso. Non potresti sopravvivere alla vergogna di amarlo? Non potrei sopravvivere al dolore di perderla. Salute a voi, Re Romualdo! Ben arrivato, conte di Valdoca! Avete accolto la sfida di buon grado! Non c'era ragione che io rifiutassi. Il mio saggio amico Cataldo mi farà da secondo. Il generale sarà il mio. Quelle bandiere indicano il traguardo. Se per voi la distanza è troppa, possiamo diminuirla. Per quello che mi concerne, potete anche aumentarla, se la cosa può farvi piacere. Bene. A questo punto non ci rimane che spogliarci. Conte! Ho detto spogliarci! Cosa fate? Prima di ogni evento importante, noi rendiamo grazie agli dèi. Ah. Signore, ho qui un vino orientale speziato. La vostra fama di conoscitore non ha confini. Fatemi l'onore di assaggiarlo, ve ne prego. Sarò felice di degustarlo. Tenete. Al mio ritorno.
Adesso o mai più, cavaliere. Il mio signore, innanzitutto. Vi saluto. Quanto dureranno queste preghiere ancora? Non mettetemi fretta, sire. Ho quasi fatto. Perché non mi guardate? Non ditemi che per voi la vista di un altro uomo senza vestiti è motivo di imbarazzo. Quale imbarazzo? È che io, e solo che io, vi immaginavo più forte. Siete gracilino. Ah sì, davvero? Io non vedo l'ora di ammirare i vostri muscoli. Vi serve una mano? Ecco qui. Quante casacche indossate? Qui è molto più freddo che dalle mie parti. Non ci sono abituato. Non credevo foste tanto delicato. Avanti, levatevi uno strato ancora. Aiuto! Cosa vi è accaduto, buona donna? Sono stata assalita dai banditi. Aiutatemi! Sto morendo dal dolore. Voi siete generoso. La vostra fama ha confini. Non appena avrò raggiunto il fiume, vi manderò soccorsi. No! Adesso mai più, cavaliere. Ho una missione da compiere. Il mio signore viene prima della mia generosità. Vi saluto. Eccomi pronto. Tuffiamoci. Siete ancora vestito? Dalle mie parti si nuota con tutta l'armatura. I vestiti vi saranno d'impaccio nell'acqua. Non posso accettare un simile vantaggio. O vi mettete nudo come me, o non se ne fa niente. Dite di non volervi spogliare per paura del freddo. Comincio a pensare, non so, che nascondiate qualche orribile deformità. Aiuto! Aiuto! Aiutatemi, vi prego. Non so nuotare, salvatemi, signore. Non vi muovete da lì. Compio la mia missione e torno. No. Adesso mai più, cavaliere. La vostra fama di amatore non ha confini. Dimostratemi che è meritata. Che aspettate? Tuffatevi! Nell'acqua si bolle! Levatevi la blusa! Altrimenti sarò costretto a pensare che... Che cosa? Che non sapete nuotare. Io nuoto molto bene. Cosa c'è? Aspettate qualcuno? No, nessuno. Se temete qualcosa, sarà il caso che lo confessiate chiaramente. Io temo solo quello che non capisco. Sono venuto a battermi in duello. Invece voi, prima mi invitate a caccia. E poi... mi sfidate ad una stupida gara di nuoto. Cercate di divertire il popolo o di vincere questa guerra. Non avrete paura di battervi con me?
Io non ho paura di nulla. Provatelo! In guardia! Tieni! Nell'acqua. Siete annegato? Era vero allora? Non sapete nuotare. Oh mio Dio, mi dispiace. Cosa c'è? Non sopportate la vista del sangue? Mi dispiace di non avervi ucciso. Avanti, riprovate. Potreste riuscirci. Più convinzione. Non così vicino. E se vi macchiate di sangue? Il vostro sangue non mi impressiona. Finalmente. Almeno le gambe sono nude adesso. Sono magre e senza muscoli. Dicevate, Romualdo? Hai vinto. Finiscimi. Uccidetelo! Che aspettate? Uccidetelo! Non puoi lasciarlo vivere, senza onore. Hai vinto. Finiscimi, ora. Non riesco a ucciderlo. Vigliacco! Traditore! Il vostro comportamento disonora la nostra gente. Sarà mia cura informare Sua Maestà il Re. Siatene certo, Conte di Valdoca. Mio amato campione, apprendiamo che stavate per vincere il duello, ma avete rifiutato di uccidere il re. Come mai? Non lo so, Vostra Maestà.
Non ne ho avuto il coraggio. E qualunque pena abbiate in serbo per me, non sarà mai tanto severa da poter cancellare la pena che porto in cuore. Perdonatemi, padre. Perdonatemi, padre. Perdonatemi. Perdonatemi, padre. Vi chiedo perdono. In considerazione, conte, del vostro coraggio, ci asteniamo dal condannarvi a morte. Comunque espierete con una vita di isolamento nella torre. Portatela via. Ma padre! Togliere di mezzo il conte è l'unica strada per riavere Fantaghirò. Generale, aspettate. Ho qualcosa da dirvi. Voglio parlare con il vostro re. Sono re Romualdo. Procedete. Aspettate. Aspettate. Sono la figlia del sovrano e vi ordino di farvi da parte, acciò che io possa parlare col prigioniero un istante. Non cercare di salvarmi, Caterina. Ho quel che mi merito. Appena sarai sola, prendi questa pozione. Ti farà cadere in un sonno profondo, tanto profondo che darai l'impressione di essere morta. Nessuno potrà ridestarti per un mese intero. La gente dirà che il conte di Valdoca è morto e che Fantaghirò è ritornata da un lungo viaggio. Ma è stata Fantaghirò a commettere lo sbaglio. Non il conte di Valdoca. Lui si è comportato degnamente, con onore. Voi ci avete ingannato in mille maniere. Corrompendo gli indovini reali, avete costretto il nostro popolo a una lunga e estenuante guerra. Per sete di potere e ambizione sfrenata. Noi perciò vi condanniamo alla pena. Non io ho ingannato il popolo, voi, sire. Non mia fu l'idea di mandare vostra figlia. Re Romualdo, il barone Ivaldo e il conte Cataldo. Carolina, è tutto sistemato. Sire, sono qua per darvi ciò che è vostro di diritto. Il vostro campione mi ha sconfitto. Rimetto me stesso e il mio popolo nelle vostre mani. Una cosa vi chiedo. Siate clemente nei loro riguardi. Essi non meritano la prigione, né il saccheggio. E in quanto a me ormai la vita non ha più alcun valore. Il vostro campione mi ha umiliato, risparmiandomela. Se volete, concludete voi il suo compito. Il conte di Valdoca ha già pagato per non aver compiuto il suo dovere. Invece, per quanto mi riguarda, e non fissarlo in quel modo. È nostro nemico. Un re giusto e imparziale. In considerazione del coraggio da voi dimostrato. Oh, non solo e quello che stai fissando tu, suppongo, è nostro amico invece. Qui da noi, con umiltà e buona disposizione d'animo, noi riteniamo che voi, re Romualdo, meritiate non solo il mio perdono, ma di continuare a regnare sul vostro popolo.
ma allo scopo di assicurare duratura pace tra i nostri due regni, io chiedo a voi di sposare una delle mie figlie. Ammesso che loro vogliano, è naturale. Queste le mie condizioni. Siete libero di accettarle o di dichiararci una nuova guerra. Grazie, mio signore. Siete generoso oltre ogni attesa. Ma non ho motivo di dichiarare una nuova guerra. Oh, sì che l'avete! Voi non sapete quanto il re vi abbia umiliato. In realtà, il conte di Valdoca è suo... Generale? 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 Ah! Ma è di pietra! Portiamocelo via! Non accetto ordini da un topo. Presuntuosa, sono un tuo amico. Vediamo se così mi riconosci. E da me un consiglio lo accetti. Presuntuosa, non so perché ci perdo tanto tempo. Perché non sei venuta al fiume con me? Con te al mio fianco non avrei sbagliato. Ma tu non hai sbagliato. Hai soltanto seguito l'impulso del cuore umano. E che cosa ne sai tu del cuore umano? Più di quanto tu non creda. Addio, Fantaghiro. Sì, sì. Sul serio. Veramente. Voi? Veramente credevi che ti avrei abbandonato? Lei è la mia primogenita, Caterina. Sembra fatta per me. Il mio grande amico Cataldo mi ha confessato che dal momento in cui ha guardato vostra figlia Caterina è stato colpito dalla sua espressione intelligente, oltre che dalla sua bellezza. Quindi è da parte sua che vi chiedo il permesso di sposarla. Dite sì, padre. Padre? Sì, chiedo solo di vederti felice, Caterina. Acconsento di buon grado. E questa è la mia secondogenita, la bellissima Carolina. Allora, vuoi intercedi anche il nostro valoroso re Romualdo? No, padre, col vostro permesso sposerò il barone Ivaldo. Ah, beh, a questo punto mi pare che non ci sia più molto da trattare, mi pare. Re Romualdo, voi che ne dite? Sono d'accordo. Lascio il mio trono a voi due, miei leali amici. Questi matrimoni congiungeranno i nostri regni nella pace, per sempre. Ora vi prego, congedatemi. Può sposare Fantaghiro? Oh, certo, potrebbe sì, magari. No, mio signore. Io non mi sposerò mai. Mai.
Il mio cuore è perduto per sempre. Ma voi non conoscete Fantaghirò? È bellissima, intelligente, vivace. Oh mio Dio, la pozione! Presto! No! Presto, venite con me! Io non voglio conoscere nessuno. Ma no, non dovete conoscerla. Dovete salvarla. Andiamo. Solo tu adesso puoi decidere il tuo destino. Stanno per arrivare. Se non ami Romualdo, bevi quella pozione. Ma io lo amo. Ripetilo. Che hai detto? Io lo amo. Lo amo. Lo amo, purtroppo. Allora non ti disperare. Sta arrivando. Ma guardate come sono ridotta. Ah, ma questo ci penso io. Anzi, non proprio io. La strega della foresta. Sì, e l'oca, e il topolino. Ero sempre io, anche il cavaliere bianco. Ma adesso non pensiamo a me. Abbiamo un lavoro da fare. Certo, sei ridotta un po' maluccia. Ho capito. Faremo un trattamento completo. Sì. Aspettate. Se davvero si tratta di salvare qualcuno, contate su di me. Ma non sposerò nessuna fanciulla. Non riuscirei ad amarla. Il mio cuore appartiene Aspettate a... Aspettate di vederla. È troppo tardi. Ma avrebbe dovuto solo dormire, non svanire. Non sono svanita. Perché arrossite? Non ho mai baciato un cavaliere prima d'ora. Io neanche. Da oggi in avanti, qui non ci sarà più un solo re a governare su di voi. Il trono verrà diviso fra le mie figlie e i loro prodi mariti. I due reami che hanno vissuto in guerra fra loro per tanti secoli si fonderanno in uno solo. E fra i nostri due castelli prospererà una città
e tutti voi avrete lavoro e cibo. Per voi, i vostri figli e i figli dei vostri figli. Io sono stato il re della guerra. Ecco il perché della decisione di abdicare e partire. Attraverserò il mondo narrando questa storia come messaggio di pace. Questo trono non rimarrà vacante. La regina Carolina e il re Ivaldo. Sei ancora più bella di ieri, mia diletta. Vedrai che domani dirai la stessa cosa. La regina Caterina e il re Cataldo. Saremo all'altezza del duro compito che ci aspetta, mia cara. Se mai avremo un dubbio, interrogheremo il popolo. Lui deciderà se siamo degni di questo trono. E adesso, colei il cui coraggio e amore hanno vinto la guerra, la regina Fantaghirò. La regina è fuori che difende le oche, venite. Permesso. Su, fatemi passare. Ve l'ho detto mille volte di non cucinare le oche. Ho emanato apposta una legge per proibirlo. Una legge che rende le oche animali non commestibili. Guai a voi se vi pesco ancora a rincorrere una di loro con l'intenzione di mangiarla. Romualdo, ma siete tutti qui. Non avrete già iniziato, vero? Credevo fossi cambiata, ma invece... Ho corretto solo i miei difetti, non i miei pregi. E poi insegnavo loro che devono rispettare la legge. Non è un aspetto del governare. Però oggi governare significa prendere parte all'investitura. Oh sì, ma qual è il vantaggio allora di essere in tanti a governare? Se poi dobbiamo stare sempre insieme. Sì, forse non hai torto. Però in questo caso la tua presenza è, come dire... È essenziale. C'è una corona soltanto. E credo che il popolo voglia vederla sul tuo capo. Le senti? Anche le oche sono contente.